Ciao ragazzi, eccoci all'ultimo video della challenge per lo Zero to Mage Load. Qui vi faccio vedere tutto quello che manca. Il video è molto più lungo degli altri, ma ho già ristretto tanto perché non avevo tempo di fare tanti video perché tra 2 giorni c'è l'Xstart e io sono gasatissimo e voglio startare al meglio e quindi è stato un video della Madonna, ci ho messo un sacco a farlo, spero che vi piaccia. E io mi sono divertito un sacco a fare tutta la challenge, a partire da zero, arrivare dove sono arrivato, veramente sono gasatissimo. Se volete vedere altri contenuti del genere, ricordatevi di seguire il canale e attivare la campanella, così sarete informati ogni volta che lascerò un nuovo contenuto. E adesso passiamo al video. Ci siamo salutati l'ultima volta che avevo farmato il primo tempio e adesso cominciamo col venderlo, convertirlo in caos e iniziare a spenderli per migliorare le cose. Allora, qui ho deciso di sistemarmi la build e ho fatto la cosa migliore che potessi fare per la mia build, cioè le fiasche. Avrei potuto fare una cosa ancora migliore, avrei potuto spendere quei soldi ancora in investimento nelle mappe, che sarebbe stato molto più efficiente. Però ero veramente, veramente stufo di dover continuare a premere il tasto delle fiasche. E le fiasche sono il modo migliore per portare una build da scarsa a bella con pochi soldi. Quindi a livello di gear ho fatto la cosa migliore che potessi fare. La cosa giusta sarebbe stata non investire nel gear e investire ancora nella farming. Come vedete, non le ho sempre comprate direttamente già fatte, ma ho deciso di craftarmele perché obiettivamente costa molto meno ed è facilissimo, bastano dei transmutation e degli alteration. E ho ottenuto quello che volevo. Stavo cercando di fare in modo che le fiasche fossero sempre al massimo perché poi le metterò automatiche, così da averle sempre maxate. È andato. Me l'ha ciulato veramente, cazzo. Che figlio della merda. Dai, è proprio da stronzi questo. Cioè, andare a rubarmi una fiasca del genere è proprio da stronzi. Non si può riportare. I trade, secondo GGG, sono proprio responsabilità. Per quello funziona bene TFT, perché su TFT si può riportare. Però mi sono ripromesso di non usare TFT e quindi non potevo usarla TFT, cazzo. E niente, dopo sta bella fregatura ho deciso di rinunciare ad avere una fiasca craftata. Però direi che mi è andata bene lo stesso. Questa è top, quanto potrebbe valere? Questa è veramente maxatissima. Ed ecco ragazzi che visto che vi voglio bene, vi ho aggiunto anche una piccola guida del crafting all'interno della Zero to Mage Blood. Allora, quello che io cercavo erano delle fiasche che durassero il più possibile in modo che si potessero rigenerare con l'ascendancy del Pathfinder, perché poi quando sono piene automaticamente vengono ricastate. Quindi quello che mi interessava era charge recovery oppure reduce charge used. L'altra cosa che funziona tanto è guadagnare 3 cariche ogni volta che vieni colpito. Facendo questo, anche se siete neofiti del crafting, potete farlo con gli alteration e transmutation, anzi è l'unico modo. Si riescono a fare dei bei soldini. L'unica cosa all'inizio, quando non siete pratici, cercate di controllare spesso con Awaken Pio e Trade le fiasche che fate quanto valgono, perché potreste fare fiasche che valgono 3-4 divine o anche di più e non rendervene conto. Alla gente interessa o queste 3 fiasche qua con un buon suffisso, oppure quelle per la Mage Blood che sono quelle con Increase Effect con un buon suffisso. E sul buon suffisso ce n'è un po' da dire, va per esperienza. Comunque, questa è la roba di base. E poi, con il resto dei soldi, sono riuscito a fare la cosa più stupida che potessi fare. Avevo circa un Divine 3 e un Divine 4 rimanenti, e li ho spesi tutti per la gemma 21-20, che l'ho pagata un Divine 4, anziché 2 Divine, l'ho trovato un buon prezzo, ma se avessi preso la 21-0 l'avrei pagata 10 Chaos. E praticamente avrei ottenuto lo stesso risultato. Col resto dei soldi avrei potuto fare molte molte più cose. E infatti me ne sono accorto subito di questa cosa e dopo la pagherò. E infatti, proprio come se il gioco volesse farmela pagare, poi ho passato tutto il resto della sera a mappare, cercando di fare sempre più completion possibile, ma con tutti i templi, con le stanze che mi servivano, che erano sempre a livello 1, 2 e non riuscivo mai a portarle al 3. Che se solo avessi speso meglio i miei soldi, non sarebbe stato assolutamente un problema. Questo per me ha comportato un ritardo di diverse ore nella fine della challenge, che avrei potuto evitare. Non finirò mai queste challenge. Corruption Chamber, cosa ma...
vai a cagare. Ormai la situazione era tragica. Più di 30 mappe senza trovare nulla, ore di gioco buttate via. E io non sapevo assolutamente cosa fare. Quindi... Madonna, sono rimasto con 6 cose. Ho 5 scarab rimanenti. Ho continuato a mappare sperando in un tempio bello con gli scarab che ormai erano gli sgoccioli e senza scarab non potevo forzare Alba. Quindi dovevo sperare in un lucky drop. Invece quando proprio pensavo di non farcela più... Come divine! Ho subito messo il tempio in vendita e ho abbassato il prezzo di tutti gli altri, così che sono riuscito a vendere anche 3 templi goldoriani e a fare un po' di currency. E questa volta non ho più fatto l'errore, ho subito comprato gli scarab che mi servivano per far funzionare la mia strategia e devo dire che le cose poi sono davvero cambiate per il verso giusto. Goldorian Institute, 30 caos, dai! Madonna, madonna, guarda qua! Goldorian Institute, ho letto Goldorian Institute, sono 30 caos. Doppia! Madonna, quanto ne valsa la pena! E questo è un altro Goldorian Institute. Sbam! Va bene così! Così. Questo purtroppo non vale niente. Oh! Ho mandato 3! Ho mandato 3 locus! Ho mandato 3 locus! Ah, da dove vai? Fantastico! Questa corruption e questa corruption, perfetto. Finalmente ho iniziato a fare un po' di soldi e con quelli ho venduto i templi man mano che li facevo e mi sono fatto la build. Adesso vi faccio vedere alcuni acquisti, ma in realtà ho comprato tutto, dagli oggetti alle gemme maxate a livello 21, qualità 23, tutto quello che mi serviva. E ho speso in tutto circa un 7-10 divine per tutta la build, contando quel divine e mezzo che ho buttato via per la 21-20, che avrei potuto tranquillamente farne a meno. Questo video non è una guida sulla build, però devo dire che coi soldi che ci ho speso ha funzionato veramente bene, comoda da giocare, veloce per mappare, praticamente immortale nelle mappe bianche ovviamente, perché ho puntato tanto sulla movement speed piuttosto che sulle difese, e il danno era tipo 10 volte tanto quanto mi sarebbe servito per fare qualsiasi cosa. Quindi devo dire che della build sono veramente felice. Ok, come danno siamo a postissimo. Come mana dovremmo essere super a posto anche come mana. E quindi va bene così. Siamo a 20 ore 57. Abbiamo 9 ore per farmare una Mage Blood. Adesso bisogna mettere giù la testa e andare. Cazzo, ho sprecato un buon 5 ore sbagliando a fare la build. Ma un 5 ore abbondante. Bene, manca solo l'ultimo pezzo. Allora, questo è il momento in cui la maggior parte delle persone si arrende e smette di giocare. Io adesso per 9 ore, secondo i miei piani, avrei dovuto fare templi su templi su templi, che vuol dire una mappa ogni 2 minuti per 9 ore. Infatti, diciamo, non è stata proprio la cosa più divertente del mondo, ma se volevo farle nelle mappe bianche, con le restrizioni che mi ero messo, ero obbligato. Se avessi dovuto giocare normalmente sarebbe stato, a parte più veloce, ma anche molto più divertente. E allora ho continuato a fare templi, a usare gli scarabi nella maniera giusta, a comprarli quando li avevo finiti, comprare le mappe quando le avevo finite. Devo dire che la mia strategia non mi permetteva di sostenere le mappe, perché non avevo abbastanza punti dell'Atlas, e comprare le mappe è stata la parte più difficile e tediosa della strategia, perché soprattutto quando ho ricominciato a giocare e l'ho ripresa, non c'era quasi più nessuno che le vendeva, costavano tantissimo, le vendevano poche alla volta, ed è stato veramente difficile.
Riguardo questo, devo dire anche che ho un pochino barato, nel senso che l'ultimo giorno ho lasciato il computer acceso mentre lavoravo per vendere i templi, perché sono arrivato verso la fine della strategia che ormai la Lega era agli sgoccioli, non giocava più nessuno e i templi non me li comprava nessuno. Mentre all'inizio il tempo che li mettevo fuori, entravo in una mappa e me li compravano, solo che era proprio 2 giorni dalla fine della Lega e quindi ormai non li voleva più nessuno. Ho fatto questa cosa, non l'ho inclusa nel tempo di gioco perché l'ho fatto con un altro personaggio, però ecco, diciamo che per un 8 ore io ho lasciato il computer acceso mentre lavoravo e intanto quando mi chiedevano di comprare i templi li ho venduti. E piano piano, mappa dopo mappa, tempio dopo tempio, siamo arrivati a fare 100 divine che ci servivano per comprare la Mage Blood. Purtroppo, quando guardavo io i prezzi al pomeriggio, era 80 divine, e poi alla sera saliva a 100-120 quando io streamavo e ci tenevo a comprarle in live. Quindi avrei potuto prenderla 2-3 giorni prima, ma non l'ho fatto perché volevo prenderla la sera. E poi, ovviamente, ho fatto l'ultimo tempio per andare a doppio corromperla. E questo è il risultato. Oh, esattamente 105 divine. Wow! Eccoci, eccoci, eccoci. Madonna, ragazzi. Ciao, Dana, sono gasatissimo per la... Sono gasatissimo. Adesso ho 5 divine per farla diventare da 4. Madonna, sono agitatissimo. 4. 44 dexterity è strabuono. 25 color è strabella. Ragazzi, siamo a un giorno, 6 ore e 35 minuti, quindi 30 ore e mezza e abbiamo la Mage Blood. Abbiamo 36 punti nell'Atlas, abbiamo fatto solo ed esclusivamente mappe bianche, tranne le uniche, che ce le ha date Kirak. E abbiamo finito! Madonna, che figata! Adesso ci restano solo due cose da fare. La prima è andare a doppio corrompere la Mage Blood. E la seconda è provare questa build in un AT16 per vedere come se la cava. In teoria questa build ha circa 3 milioni e mezzo di DPS. E dovrebbe cavarsela bene, però vediamo. Questo c'è il Locust, attiva. Madonna, madonna che bello. Era ora, si è seccata la gola, cazzo. Oh! Da che parte bisogna andare? Doriani, a destra. Tanto a destra e a destra, ok. Madonna, mi tremano le braccia, ragazzi. A parte che non ho mai doppio corrotto una Mage Blood in vita mia, quindi mi sto cagando sotto. Però ho visto come lo facevano altri, quindi prima di tutto bisogna ammazzare tutti nella zona perché porta fortuna. Mi ha buttato fuori dal gioco. Sapete perché mi ha buttato fuori dal gioco? Perché mi ero dimenticato di fare una cosa molto importante. Devo andare a sfregare la Mage Blood su un nabbo. Questo è a livello 6, sì. Sfregagli bene sopra la Mage Blood, ok.
Ok, pronti ragazzi? Ci siamo, eh. Pronti? Non guardo. Guardo. Via! Skill Up Duration Critical Strike Multiplier. Non gli ho messo i... No, non gli ho messo i catalyst. Vabbè. Quanto verrà questa roba? 340 di mana in 430 di mana in micro. Ragazzi, è venuta bene. Secondo me è venuta bene. Madonna. Che dire ragazzi, è stata una bella avventura. Io spero che vi sia servita per farvi un'idea di come non serve questa roba assurda per avere successo in PoE. Se contate, io in 8 ore e mezza di gioco circa, una volta che avevo la build pronta, sono riuscito a farmare da avere forse uno o due divine nello stash alla Mage Blood. Come l'ho fatto io, solo nelle mappe bianche, senza usare TFT, con tutti i limiti possibili e immaginabili, potete farlo anche voi in maniera più semplice e più veloce. Vi basta scegliere una strategia e concentrarvi su quello, non distraetevi. Se non so se avete visto, io durante le mappe tante volte non clearavo neanche, andavo da un'alba all'altra perché sapevo che la mia strategia si basava su alba e che dalle mappe avrei tirato su 2-3 caos per mappa, però ci avrei messo 5-10 minuti a finire una mappa anziché un minuto e mezzo, due, e quindi non ne sarebbe valsa assolutamente la pena. E poi non ho cambiato strategia ogni 10 mappe perché ho visto un video di quello che droppava 1000 divine all'ora. Ne ho scelta una, sapevo quanto mi avrebbe dato, avevo fatto i miei conti, mi ha dato praticamente esattamente quello che mi aspettavo e ha funzionato perfettamente. Cioè, io spero tanto che questa cosa possa aiutarvi a capire come fare i divine veramente, perché conosco troppa gente che sarebbe in grado di fare un sacco, di avere un sacco di successo in PoE, di ha delle build migliori delle mie e però fa 5 mappe, poi si ferma nel hideout a scegliere un'altra strategia e poi rolla le mappe una alla volta, riesce a fare una due mappe all'ora perché ci mette una vita. E io sono lì che riguardo e dico, ma non è neanche divertente, cioè è molto più bello andare a ammazzare mostri che stare nell'hideout a premere gli alteration, click. Cioè, se le cose si fanno bene, secondo me è molto più divertente. Comunque, se il video vi è piaciuto, mettete un mi piace, se avete delle domande, lasciatele nei commenti. Credo di avere il POV della build, ma non sono sicurissimo, comunque... Non è, cioè è una build bella, ma è totalmente off meta e poco efficiente, avrei potuto farne una molto molto più forte. E se vi è piaciuto mettete un mi piace, ve l'ho già detto. Niente, sono gasatissimo di aver finito prima della fine della Lega. Ci sono stato a pelo, ci sono stato i 2 giorni. È bello, mi sento proprio soddisfatto. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!